bello cominciare il giorno dopo le lunghe, i fiumi di parole di De Laurentiis. Sono tanti i temi sul tavolo, ma non dimentichiamo che domenica c'è Milan-Napoli, quindi dovremo andare soprattutto su questa partita che prelude poi a tre incontri, Genoa-Cagliari e Sassuolo, che potrebbero spianare la strada del Napoli verso il quarto posto in classifica. Usiamo il condizionale ovviamente, perché non sappiamo che Napoli vedremo, se sarà sulla scia della squadra vista con il Verona soprattutto nei 20 minuti oppure altro. Certo è che Mazzarri sta recuperando piano piano tutti gli uomini a disposizione e avrà la possibilità quindi di scegliere, e avendo la possibilità di scegliere avrà più chance da tutti i punti di vista. 0816363633 per intervenire in diretta, i telefoni sono sempre aperti, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Chi vi parla è Gianluca Gifuni, questa è Forza Napoli, sempre come sempre solo su Radio Marte. Emanuela Castelli in redazione, che salutiamo, e salutiamo Mario Palligiano in felpa bianca oggi in regia, e salutiamo anche Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, che è già in collegamento con noi. Pasquale, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Pasquale, il riverbero delle parole di De Laurentiis, che ha creato anche le sue polemiche sullo stadio con un ultimatum al Comune di Napoli, poi approfondiremo questo argomento nel corso di questo appuntamento più tardi, ma anche a Bari ha combinato un macello, insomma il figlio Luigi si è dissociato dalle sue parole, c'è stato l'intervento del sindaco De Caro da Bari, l'indignazione dei tifosi baresi, insomma definire il Bari la seconda squadra del Napoli non è stato il massimo della vita, ecco questo. No, ha creato diciamo questa coda polemica ieri sera, no? Perché poi ieri sera, come dire, si è sviluppato questo caso e poi è intervenuto il sindaco di Bari nel pomeriggio, poi c'è stato il post di Luigi De Laurentiis, che è il presidente del Bari, in cui si è dissociato dalle parole del padre, e poi intorno alle 21.15, 21.30 ci sono stati anche i tweet, diciamo, di marcia indietro del presidente Aurelio De Laurentiis, in cui ha chiesto scusa se è stato male interpretato, quindi c'è stato, come dire, una coda molto molto velenosa sulla conferenza stampa di ieri. Tu sai insomma che c'è molta, diciamo, come dire, tensione, no, tra le due piazze, e quindi chiaramente sentirsi dire seconda squadra ha fatto, diciamo, arrabbiare i tifosi di Bari e la città di Bari, quindi c'è stato insomma questo ulteriore sviluppo insomma ieri sera della lunga conferenza stampa, 110 minuti, in cui il presidente De Laurentiis ieri ha sviscerato tanti temi del passato ma anche del futuro. È stato anche un confronto molto molto serio, molto duro, insomma, con molto sincero, più che duro, con noi giornalisti, e quindi poi vedremo insomma cosa accadrà in merito insomma alle parole sul futuro del Laurentiis, che quelle secondo me sono molto importanti, di vincere lo scudetto entro tre anni, quantomeno provarci. La questione stadio, di cui da quello che mi risulta c'è un'apertura del comune insomma a risolvere la questione, a darlo in gestione al presidente De Laurentiis per tanto tempo, e poi c'è la questione centro sportivo, che secondo me è quello prevalente, nel senso che chiediamo una cosa, lui ha dato un l'intenzione di De Laurentiis è costruire eventualmente ad Afragora un centro sportivo o lo stadio, Pasquale? Perché questo c'è da chiarire, non si è compreso benissimo dalle sue parole ieri tutto questo. No, entrambi, perché proprio la precisazione l'ho chiesta io, cioè Afragola o il litorale di Pozzuoli, cioè io credo sia una zona tra Monteruscello e Licola, potrebbero essere le due zone per il centro sportivo. E Afragola è anche, diciamo, considerata per l'eventuale costruzione del nuovo stadio. Quindi, quindi ci sono tutte e due le intenzioni eventualmente. C'è la doppia opzione, diciamo, entrambe le opzioni, e poi vedremo, insomma. Io credo che comunque sullo stadio la priorità sia naturalmente il Maradona. Credo insomma che ci saranno degli incontri con il comune, si affronterà questo tema insomma con il comune di Napoli. E invece sul centro sportivo bisogna andare avanti parallelamente, perché salvo, diciamo, cambi di programma che non possono mai essere esclusi in situazioni del genere, il Napoli dovrebbe lasciare il training center di Castelvolturno
entro un anno e mezzo, cioè finire questa stagione e quella prossima. Perché finisce il contratto di locazione, insomma, per intenderci. Al momento pare non ci siano, diciamo, margini per un rinnovo, per rimanere. Poi sai, tutto può cambiare. È chiaro che sul centro sportivo devi accelerare, nel senso che devi individuare l'area e poi cominciare a costruirlo, perché veramente si è parlato di 12 campi, cioè come quello del Manchester City. E credo, insomma, che poi siano necessarie costruire anche delle strutture ricettive sia per la prima squadra ma anche per le giovanili, quindi è necessario, insomma, come dire, un po' di tempo per realizzarlo. Io credo che queste due situazioni, questi due temi, lo stadio che diventi uno stadio di proprietà o uno stadio a lunga gestione con la possibilità di usufruire dello stadio durante la settimana in modo che generi i ricavi, e il centro sportivo di Lago di Priorità, siano le due sfide per una società forte nei prossimi anni, perché è chiaro che poi ti vai a confrontare con non solo con club europei che hanno già gli stadi di proprietà, ma anche i club italiani si stanno, diciamo, accorgendo con ritardo che lo stadio di proprietà è fondamentale per aumentare i ricavi. Certo. Che non possono basarsi unicamente per aumentare il fatturato, che ieri De Laurentiis ha chiarito, cioè, è la metà di almeno di Milan, Inter e Juventus, se non un terzo. Pensare, questo è un problema secondo me di tutto il calcio italiano, non soltanto del Napoli, non puoi pensare di basare tutto il fatturato prevalentemente con i diritti televisivi. Lo stadio genera ricavi perché può diventare un punto di incontro durante la settimana, cioè tu immagina uno stadio Maradona aperto e disponibile durante la settimana con i tanti turisti che vengono a Napoli, e magari lo stadio Maradona è inserito tra le tappe dei turisti che vengono a visitare la città, con la possibilità di comprare dei gadget nei negozi ufficiali, con la possibilità anche di mangiare, pranzare all'interno dello stadio. Certo. Sarebbe una grande possibilità e anche, come dire, un'opportunità per tutta l'area, per tutto il quartiere di Fuorilotto. È chiaro che alle parole poi devono seguire i fatti, quindi perciò ti dico che queste sono le sfide poi più importanti per il futuro del Napoli. Passiamo all'attualità, sentiamo questo messaggio vocale, poi torniamo da Pasquale Tina, eccolo qui. Buongiorno a tutti, sono Nello da Bari. Buongiorno, in Nello. Merito alla costruzione di un centro sportivo, di uno stadio, perdete ogni speranza, non farà nulla, solo chiacchiere, è solo fumo e niente arrosto. Sarebbe bello che questo amico da Bari ci chiamasse anche per farci capire come i tifosi del Bari hanno preso, hanno recepito le parole di De Laurentiis sul Bari seconda squadra. C'è già Salvatore al telefono, lo 081 636 363. Salvatore, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te e a Pasquale. Hai 20 secondi, allora, Salvatore, vai. Sì, l'argomento Garcia. Allora, quando si è parlato di Garcia, ieri De Laurentiis continuava a difenderlo, cioè ha elencato tutti i suoi titoli, tutto il suo palmarès, senza dire poi alla fine che aveva sbagliato ad ingaggiarlo. La mia domanda che bisognava fargli ieri era questa: presidente, il prossimo allenatore lo sceglierete sempre in base al palmarès o in base ai principi di gioco, diciamo alla strategia? Secondo te come lo devono scegliere, visto che questa domanda non gli è stata fatta? Mi sembra palese, in base ai principi di gioco e alla strategia, non al palmarès. È tutto chiaro, grazie Salvatore per essere stato con noi, grazie. Gianluca, posso dire una cosa brevissima Sì. su questo tema? Sì, in realtà la domanda che è stata fatta. Ecco, aspetta un attimo perché ecco qua. La domanda che è stata fatta. Vai in 20 secondi, Pasquale, per favore. In realtà la domanda sull'allenatore gli è stata fatta. Poi è evidente che con una partita a Milano che devi giocare, con una qualificazione Champions che provi a giocarti e con un allenatore che sta qua, che è Mazzarri, non puoi parlare eventualmente di un nuovo allenatore, devi legittimare quello che sta, la rincorsa, insomma, che il Napoli sta provando a fare, non puoi parlare di un eventuale nuovo allenatore, cioè questo mi sembra forse una delle situazioni più logiche, onestamente, da poter dire. Non puoi in conferenza stampa già eventualmente parlare di che se sei alla ricerca di un nuovo allenatore, perché non fai altro che togliere, diciamo, autorità all'allenatore che c'è qua, che forse già è un po' destabilizzato sotto certi aspetti. Nino, sì, al telefono. Però al Gianluca devi conquistare l'obiettivo. Assolutamente sì. Nino al telefono, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a tutti. Volevo soltanto dire che secondo me il presidente già ha in tasca i soldi della cessione di Osimhen e vuole reinvestire, visto che comunque con la probabile cifra di a 3-0 che incasserà sicuramente non comprerà un attaccante da 60-70 milioni, perché non è nelle corde del Napoli comprarle.
non perché non può, ma per nella logica compra rivendi della società. Quindi la cosa importante è che al di là dello stadio, bellissimo progetto del centro allenamenti, centro giovanile, si apre la società si strutturi con un vero DS che possa acquistare giocatori senza l'avallo del presidente. Grazie Nino per essere stato con noi. Messaggio vocale, eccolo qui. Gianluca, buongiorno, sono socio lo Juventino. Oddio. Ieri in parte ho sentito la conferenza stampa di io qua, io là. E della scugnizzeria stavolta non ha parlato. Quando venne parlò della scugnizzeria che lui doveva fare. No, in 24 mesi lui fa 12 campi di calcio regolamentari, uno stadio nuovo. Gianluca, ti voglio bene, per favore. Ma da Juventino però non puoi, diciamo così, esprimerti in questo modo, caro socio, onestamente. Allora, Milan-Napoli, Pasquale Tina, Napoli che continua l'avvicinamento al match, oggi allenamento, qual è la formazione che possiamo ipotizzare per domenica sera? Ma guarda Gianluca, io credo che Mazzarri torni a 3 con il Milan, ovviamente non ho certezze, quindi penso che possa giocare Ostigard. Quindi Ostigard, Rachmani, Juan Jesus? Con Di Lorenzo e Mazzocchi sugli esterni, perché Mario Rui è squalificato. Ora bisogna capire se gioca 3-4-2-1, diciamo iniziale con Politano, Paraschelia. Sì, a centrocampo. Robotica anche sa, insomma, in mediana. Esatto, con Politano, Simeone e Quaraschelia, oppure hanno monitorato le condizioni di Politano, però niente di grave, ieri ha fatto allenamento personalizzato. Io non escludo che magari come alternativa ci possa essere il 3-5-2 con Quaraschelia in posizione centrale e Simeone a quel punto giocherebbe Cajuste come terzo. Quindi a centrocampo ci sarebbero Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà, Cajuste, Mazzocchi e davanti Quaraschelia alle spalle di Simeone. Questo è il 3-5-2. Io penso che siano queste le due soluzioni che ha Mazzarri, 3-5-2, 3-4-2-1. Vedremo insomma anche dopo l'allenamento di oggi, la squadra si sta allenando, anche quello di domani, e capiremo insomma quali sono le scelte. Credo insomma che Napoli giochi a 3, anche perché Ostigard ti può dare insomma maggiore garanzia sui palloni alti. E su Zielinski, Pasquale, vedi, brevemente, Gianluca, Zielinski sta facendo personalizzato, vediamo se Mazzarri lo vede in allenamento e reputa insomma che sia pronto per quanto meno per essere convocato contro il Milan. Ormai questa è una situazione che purtroppo, noi ne abbiamo parlato pure in privato prima di andare in onda, sta andando un po' alla deriva. Questo onestamente Napoli non può fare a meno di Zielinski, non può fare a meno di Zielinski. Il Napoli in questa fase del campionato, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, la sua qualità è fondamentale per ottenere certi risultati, altrimenti il Napoli in fase offensiva perderebbe di qualità certamente. Pasquale, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio e buon lavoro. Ciao. Ci sentiamo nelle prossime ore ovviamente per ulteriori aggiornamenti dopo l'allenamento del Napoli a Castelvolturno, che è in corso di svolgimento. Io sono Gianluca Cifuni, Manuela Castelli in redazione, Mario Palleggiano in regia, questa è Forza Napoli sempre, sempre e solo su Radio Marte. Tra poco arriva Michele Plastino con i telefoni sempre aperti. Forza Napoli sempre. Marte. Forza Napoli sempre. Allora, questo amico lancia un guanto di sfida, scrive: vediamo se lo mandi questo messaggio vocale. Io annuncio che non l'ho ascoltato e quindi sai che facciamo? Lo mandiamo a schiaffo e sentiamo con grande curiosità che cosa ha da dirci questo amico. Ciao Luca, ciao Michele dalla Germania. Michele, ciao. Vorrei sapere una cosa da te, però mi devi rispondere tu. Ecco. Ma in Napoli, nella storia, io ho 51 anni, ho visto il Napoli di Maradona, l'ho visto davvero da vicino. Ma che abbiamo fatto gli altri anni? Perché sempre a criticare e fare più audience? Però te la devi mandare e devi rispondere tu. Ciao. No. Allora, io per quanto mi riguarda penso di essere una persona equilibrata, un giornalista equilibrato. Critiche per partito preso non ne abbiamo mai fatte. Quando c'è da criticare qualcosa, cioè l'atteggiamento, l'abbiamo sempre fatto del presidente, che ieri ha parlato per quasi 2 ore rimangando il passato. Quello che non mi è piaciuto è il fatto di aver indirizzato le sue parole e questa conferenza stampa solo in una direzione,
cioè quella di dire che Luciano Spalletti è poi stato il colpevole numero uno di tutto quello che è successo dopo la vittoria dello scudetto. Ecco, questo è quello che non mi è piaciuto. Per il resto poi si può discutere, certamente anche gli atteggiamenti non sono piaciuti, sono sempre da padrone e non nello stile di un presidente di una squadra di calcio. Tutto il resto è sul tavolo del dibattito e se ne può discutere. Noi sai che facciamo? Noi ne discutiamo con Michele Plastino, che è con noi. Michele, buon pomeriggio. Ciao carissimo, ti stavo ascoltando con interesse. Allora lo dico agli ascoltatori, non crediate che lui non l'avesse sentito prima, quello è stato un suo meccanismo. No, davvero non l'ho sentito, no, davvero. Sto scherzando. No, ma tra l'altro sai già, il problema è sempre quello, che è anche umano e comprensibile, che spesso chi ascolta noi attraverso le radio, le televisioni, eccetera, vorrebbe magari sentire sempre quello che è il proprio parere. Quindi qualsiasi cosa di diverso è vista sempre con un po' di malizia. Purtroppo è così e ci abbiamo fatto un po' il callo. Nello da Bari ci chiama. Nello, buon pomeriggio. Inizio, salve. Ma è tifoso del Bari o del Napoli? No, Napoli, sono napoletano. E come l'hanno presa a Bari? Scusami Gianluca, sai perché intervengo? Perdonami questa cafonata, ma perché appunto attraverso la mia radio, quella la sportiva, ho parlato con dei baresi ieri, sono avvelenati per alcune dichiarazioni, avvelenati nel sentirsi considerati di riserva, un po' come era successo a Salerno con la Lazio di Lotito, cioè sono veramente dispiaciuti e attendono un intervento magari più importante del figlio di De Laurentiis, di Luigi, che accusano di stare sempre in silenzio. Ecco Nello, ti stai leccando i baffi da tifoso del Napoli a Bari, tu che stai facendo? Non ho capito, scusa. No, ti stai leccando i baffi, dico, da tifoso del Napoli a Bari? In questo momento. No, insomma io sono pure simpatizzante del Bari, perché insomma ho tanti amici qua, insomma tifosi, insomma in breve sono tifosi del Napoli. E quindi come l'hanno presa i baresi quando De Laurentiis ha detto seconda squadra, quindi insomma essere considerati di riserva non fa mai piacere. Ha detto sono avvelenati veramente, stanno neri veramente, anche non so se lo sapete, anche il sindaco di Bari. Sì, De Caro, sì. Ha messo la nostra passione merita rispetto, ha fatto un post su Instagram. De Laurentiis ha fatto marcia dietro fronte insomma poi nelle ultime ore, anche perché pure il figlio Luigi si è dissociato dalle sue parole, però insomma è stato uno scivolone questo sul Bari, indubbiamente, anche perché il Bari è comunque una società gloriosa e storica. È abitudinario a questi scivoloni, è abitudinario. Va bene, il tuo intervento verteva su questo argomento? Sì, perché ho fatto il messaggio prima e insomma, grazie Nello, grazie mille per essere intervenuto. Michele, cosa ti è piaciuto della conferenza stampa lunga di quasi due ore di ieri di De Laurentiis? C'è un punto che ti ha entusiasmato particolarmente? No, nel senso che per carità, no, ma poi ero d'accordo con te, cioè io un po' ormai l'ho capita, cioè tra l'altro lo sai bene, lo sai meglio tu che ci lavori quotidianamente, quanto è differente la comunicazione del Napoli, tra l'altro in mano a dei bravissimi professionisti, e quella sua, che è molto personale, no? Fatta con Twitter, fatta con interventi senza che credo neanche lo sappiano i suoi collaboratori, e sono tutti tesi a una difesa del proprio ego. Per carità, l'ho sempre detto mille volte, se il Napoli è arrivato dove è arrivato, il merito è soprattutto suo, ci mancherebbe. Però poi tende quasi un po', sempre per questo, mettere in primo piano se stesso, a far dimenticare le cose meravigliose che comunque ha fatto. Ecco, questo su Spalletti sono perfettamente d'accordo con te, è uno scivolone fatto proprio per dire io ho fatto sempre le cose fatte bene, se poi sono andate male è perché lui se n'è andato, poi bisognerebbe capire bene perché se n'è andato. Armando al telefono, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, saluto veramente con molto piacere il dottor Plastino in collegamento. Io volevo dire questo, io faccio l'imprenditore anche io, e a me non è che piace sentire quello che voi dite, perché se non mi piace io contesto, io dico le mie idee. Io vorrei capire De Laurentiis di cosa viene incolpato, ma i tifosi e Napoli sono diventati autolesionisti, cioè De Laurentiis non sarà un personaggio simpatico.
e con De Laurentiis non ci si deve andare a letto. Lei è simpatico, Armando? Lei è simpatico, Armando, come imprenditore? No, voglio dire, io faccio le cose mie tranquillo, senza avere rispetto per tutte le persone. Però siccome De Laurentiis ha questo carattere, a me come tifoso del Napoli mi interessa che De Laurentiis mantenga la squadra a questi livelli. Cioè noi tifosi del Napoli vediamo la Champions League e prima vedevamo zona retrocessione e centro classico. Voi giornalisti per le conferenze stampa di Champions League. De Laurentiis ha portato i migliori calciatori al Napoli. Parliamo di Higuain, parliamo di Lamezzi, di Cavani e quant'altro. Ma lui cosa deve fare? Cosa si vuole da De Laurentiis? Cioè, se lui mantiene la squadra a questi livelli e mantiene con un tesoretto da 80 milioni più alto di 127, come ha detto ieri. 146. Stia facendo il suo dovere, ma poi a nessuno ha mai sperato l'idea che Spalletti se ne sia voluto andare da vincitore, pensando che forse non si poteva di, questa è un'ipotesi di chiedo scusa perché poi generalizzare magari ci voleva un punto interrogativo perché per me è stata la mia versione da sempre che lui è voluto andare via da vincitore, allora, è proprio è quello che ho sempre detto, dottore, ma mica ci vuole la cingere per indovinare un fatto del genere. Spalletti è un toscano, qui i toscani sono simpatici, sono furbi. Cioè, non voglio dire, ma Giuntoli, prima di venire a Napoli, ma chi era Giuntoli? Era uno che faceva il direttore sportivo di Scarpi. Cioè, voglio dire, capisco, la ringrazio, ma io tutti questi tifosi del Napoli che sento una continuazione inveire contro De Laurentiis, ma cosa vogliono a Corbelli? Cosa vogliono a Napoli? Grazie Armando, è tutto chiaro. E l'ultima cosa, Gianluca, quando in Napoli è stato in difficoltà, gli imprenditori napoletani, me compreso, non si è fatto avanti nessuno. Perché lei poteva comprare il Napoli? No, io voglio dire, io faccio l'impegno, ma tutte le persone che avevano la possibilità di fare una cordata, non si è fatto avanti nessuno, stava prendendo Caucci e noi sappiamo che personaggio era Caucci. Va bene, grazie Armando, grazie. Allora Michele, una curiosità, voglio un attimo allargare il discorso, perché Gilda mi dice che io sto scimmiottando, per carità. Non mi permetterei mai, Mimmo Carratelli, che ieri ha definito padrone, non presidente, con stile De Laurentiis. Però a pensarci bene, nel panorama delle squadre di club italiane, insomma, io presidenti vecchia maniera, con lo stile dei presidenti, non ne vedo più. Ce ne sono ancora, perché io vedo tutti padroni, che siano esteri, che siano fondi di investimento, che siano personaggi, però insomma, i presidenti di una volta non esistono più. No, ma tra l'altro volevo appunto aggiungere che lui è ben contento di essere definito padrone, per cui non credo che ci siano problemi da questo punto di vista. No, stavo facendo una rapida analisi, pure io sono d'accordo con te, sono spariti i presidenti di quel tipo, no? Cioè non, i presidenti appassionati, i presidenti che si sono in molti casi anche rovinati, per cui io credo che probabilmente, vorrei dire, l'ultimo dei Moicani è stato Moratti, credo, se vado indietro nel tempo. Dopo di lui il vuoto, insomma. Mi sa che è stato l'ultimo. Perché anche Lotito è un po' come De Laurentiis, come atteggiamenti, come approccio, no? a Roma. Beh, con qualche risultato in meno. Sì, sì, no, dico, parlavo di approccio. Questo è un argomento che tu lo sai da sempre, io preferisco non toccare, perché tante polemiche ho avuto col presidente o padrone, come preferisci, della Lazio, per cui poi magari non vorrei, anzi devo dire che ultimamente si era anche molto più aperto lui, quindi per amor di verità, al di là delle simpatie e antipatie personali, ultimamente un po' aveva anche capito che doveva aprirsi un po' nei confronti della gente, dei tifosi. Michele, prima di salutarti, in 30 secondi ti chiedo, il Napoli ha chance a Milano contro il Milan domenica sera? Beh, il Napoli a mio avviso avrebbe chance con tutti. Ora bisogna vedere in questa settimana il lavoro di Mazzarri, se è ritornato a certe idee, se se continua all'idea del prima non prenderle, perché poi ecco il Napoli è chiaramente io mi rendo conto, no? E sono in questo caso con i giocatori da dopo Spalletti non ci hanno capito più niente, perché è arrivato Garcia che ha voluto giocare in un modo, poi l'ha cambiato, poi l'ha ricambiato un'altra volta, poi è venuto Mazzarri dicendo che appunto doveva fare il gioco di Spalletti, lo ha fatto per un attimo, lui che non era abituato a quell'addestramento, poi li ha portati di nuovo ai tre, poi ogni tanto li fa una certa cosa. Io credo che
i giocatori del Napoli quando vanno a letto, la sera invece vanno a letto, pagano la stanza cercando di ricordare quali sono i dettami. Però il Napoli può, a mio avviso, fare risultato sempre e comunque, e come ho avuto sempre modo di dire, anche con un gioco magari molto remissivo, io qualche speranza in Champions ce l'ho. Grazie a Michele Plastino, a mi raccomando, Michele Plastino @virgilio.it per chiedere attraverso mail, Michele Plastino @virgilio.it, tutte le informazioni a Michele sul suo gruppo di lavoro, sul suo corso di giornalismo, ragazzi, sempre meraviglioso. E quando viene Gianluca al corso nostro a fare lezione è un successo strepitoso, fammelo dire pubblicamente, no? Ok? Va bene, allora, io ti ringrazio. Chiunque sia, è vero, comunque. Chiunque è interessato per prendere contatto con me, come hai detto tu, le mail, e poi io li ricerco e ci voglio parlare sempre a voce con tutti. Michele Plastino, @virgilio.it. Grazie per questa, come si dice nel nostro gergo, marchetta finale. Grazie a te Michele per essere stato con noi. Grazie a Michele Plastino. Voliamo in pubblicità, tra poco parleremo di stadio, di calendari del Napoli, poi torneremo a Castelvolturno, a tra poco. Marte. Un po' di messaggi vocali, eccoli qui, sentiamo. Vorrei ricordare a tutti questi tifosi del Napoli che criticano in continuazione questo presidente, che andando un po' a ritroso, troviamo praticamente prima Naldi che ci ha portato al fallimento, ancora prima Corbelli e Ferlaino che hanno fatto, era l'inizio della fine, per non parlare dei Giacchino Lauro, Achille Lauro, e per andare ancora più indietro, solo forse Fiore, ma comunque doveva friggere sempre il pesce con l'acqua. Quindi teniamoci stretto questo presidente. Ci scrive questo amico, ci dice questo amico, sentiamone un altro, eccolo qui. Gianluca, il Napoli rimane Mazzara anche l'anno prossimo, perché l'allenatore non lo trovo, questo signore non lo trovo, perché il Napoli quest'anno fa ottava, e perché? Se lo merita il presidente. Ciao, un po' di fiducia, caro amico. Buongiorno, Mario da Napoli. Volevo rispondere all'amico che diceva che il Napoli non compra giocatori da 60-70 milioni. Osimhen come l'hai preso? È costato 70-50 con lo scambio, ricorderete, dei giovani che andarono a Lille, sì, Osimhen è stato pagato 60 milioni, 70 a dire la verità. Sentiamone un altro di messaggio, poi andiamo dai prossimi ospiti. Buongiorno Radio Marte, sono Peppe Federico. Buongiorno Gianluca, ma è possibile che a sto Juventino va facendo pari a Simon Wall? Va bene, lo Juventino ci invia i messaggi, ci ascolta e noi lo gli diamo spazio, perché siamo democratici, diamo spazio a tutti. Buongiorno a tutti. Sossio, ma perché non pensa alla tua collegatti rumeni che invece rumoru? Ecco qua, e allora quanto fanno gira questo, ecco qua, ce l'hanno con Sossio. Ce l'hanno anche con Sossio. Allora, adesso ci colleghiamo con un regista, art director, writer, direttore della fotografia, che insomma è conosciuto in ambito calcistico perché dal 2005 è il realizzatore, colui il quale ha ideato e realizzato il calendario, lo splendido, il meraviglioso calendario del Napoli, che raffigura i calciatori sempre in maniera diversa, anno dopo anno. Lui è Diego Sant'Angelo dei Sant'Angelo Studios. Diego, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, un saluto a te e ai radiospettatori. Grazie per essere con noi. Dall'altro lato c'è il presidente della Commissione Trasporti del Comune di Napoli, consigliere comunale, Nino Simeone. Nino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, con te parleremo di stadio, però andiamo un attimo a Diego Sant'Angelo. Diego, i calendari del Napoli dal 2005, quindi siamo alla 19ª edizione, se non vado errato, 19ª edizione. Correggo, il primo calendario viene concepito e pubblicato nell'arco di 15 giorni nel 2008 con l'arrivo del Pocio, di Lavezzi, Napoli. Che tema aveva quel calendario? Ricordi? Ma guarda, noi ci incontrammo, io e Alessandro Formisano, su un'idea, uno spunto del presidente, di Aurelio De Laurentiis, per discutere una modalità che ci consentisse di raccontare la nostra città al di fuori, insomma, dei canoni, delle cartoline, ma portando avanti un discorso che era mirato a
a far conoscere Napoli nel mondo, dato sì che i tifosi napoletani sono circa 6 milioni nel mondo e naturalmente anche magari un po' nostalgici della città. Quindi mettere insieme la squadra dei testimonial di eccellenza, all'epoca arrivò, ricordo bene, Hamsik, insomma c'era comunque un entusiasmo dovuto al fatto che si era ritornati in Serie A, era l'obiettivo principale, insomma, celebrare questa squadra e la sua città. Qual è stato il calendario che ti è rimasto nel cuore, il più bello fino a oggi? Guarda, mi dispiace non riuscire a rispondere a questa domanda in modo sintetico, perché in realtà i calendari sono stati tanti e ce ne sono tanti che mi sono rimasti nel cuore. Sicuramente il primo, c'era quasi per noi una saga, quella del Pocio Lavezzi da meccanico, che abbiamo portato avanti per anni, ma questo è stato sicuramente il calendario più emozionante, perché stare con i miei beniamini a contatto con la squadra è stata chiaramente un'emozione, un sogno da ragazzino che si realizzava. E poi ce ne sono stati tanti, da quello pubblicato nell'anno del Covid, quando eravamo chiusi e dove potevamo accedere grazie a una serie di infinita di tamponi e di controlli per fare dei ritratti. Ecco, quello è un momento anche di coesione, certo. È stato un momento di coesione con la squadra, ma abbiamo avuto tante messe in scena che hanno ricalcato i temi della cinematografia, anche forse in onore della Filmauro. Abbiamo realizzato scene incredibili, dei quadri veramente cinematografici, con allestimenti stupendi, e soprattutto devo dire che hanno creato, come dire, degli attimi di distrazione, di divertimento, che aiutavano anche a scaricare un po' la tensione del campionato. A proposito di cinematografia, di cui lei sì. Ha parlato adesso, Sant'Angelo, lei sta per uscire il suo primo film, un lungometraggio, è un film fiction, si chiama A Mozzarella, come possiamo definirlo, il prequel di una trilogia di lungometraggi dedicati all'adolescenza. Esattamente, diciamo, sono decisamente orientato sui temi della prima adolescenza, dei ragazzi, dei ragazzini che rappresentano il nostro futuro e che in questo momento, ahimè, riempiono la cronaca di notizie non belle, segnale appunto di un malessere che oramai diventa evidente ma è molto profondo. Il primo film, A Mozzarella, è chiaramente una testimonianza d'amore per il territorio, per la napoletanità. A Mozzarella, come saprai, è un simbolo per i napoletani che si riuniscono a tavola sia in famiglia che fra amici, si porta in dono ed è qualcosa di puro, di bianco, di il latte ricorda anche il seno materno, no? Certo. Come forma, e quindi rappresenta la purezza, forse anche l'innocenza perduta di un ragazzino che cresciuto troppo presto, un dodicenne costretto a maturare troppo presto, si perde nei meandri della vita e ha però un percorso attraverso territori anche bellissimi, quali i Campi Flegrei, per compiere una missione. Fa questo viaggio da Castelvolturno fino a Bagnoli, attraversando territori struggenti, meravigliosi, che hanno un'importanza storica, archeologica incredibile, per arrivare poi a Bagnoli, a Nisida, attraversando non ultimo l'area dell'Italsider, che è una delle grandi occasioni mancate, no? Che ancora oggi reclama una risistemazione, una riqualificazione per le persone che persero il lavoro all'epoca e poi si sono ritrovati un mostro post-industriale abbandonato a se stesso fuori casa. E quindi è un viaggio, una sfida per richiamare, come dire, noi tutti, spero anche il pubblico di tifosi che è sensibile alle problematiche dei ragazzi, ha una presa di coscienza e quindi ha un attivismo per ritornare a quei valori saldi di affetto, di amore che uniscono le famiglie, gli amici. Cioè, diciamo, un tentativo per restituire ai ragazzi, a quell'età bisogna essere, come dire, spensierati, innamorati, amici, dedicati allo sport e non al crimine o alle seduzioni facili, dei facili guadagni proposti dai social, che sono
definitivamente, credo, in parte impazziti. È vero. Quindi... in questo film di Diego Sant'Angelo a Mozzarella, che è il primo di una trilogia, il prossimo sarà con Christopher Lambert, grande attore che sarà protagonista, poi avremo modo di riparlarne. Questo adolescente raccontato nel film a Mozzarella di Diego Sant'Angelo, probabilmente nel suo viaggio passerà anche davanti allo stadio San Paolo Maradona, vero Nino Simeone? Resta con noi, Diego Sant'Angelo, altri due minuti. Nino Simeone, presidente commissione trasporti del comune di Napoli, chissà se sarà di De Laurentiis o meno molto presto lo stadio Maradona, tu che ne pensi? Dovrebbe cominciare a chiederlo, dovrebbe cominciare non lo ha neanche chiesto? Non ci risulta. Vabbè, che ha dato un ultimatum ieri, mi pare. Appunto. E non so chi siano i suoi interlocutori, ma diciamo quelli normalmente si va dal padrone di casa, non si va eventualmente da collaboratori che magari lavorano nel negozio. Il sindaco non sa nulla di tutto questo. Io quantomeno voglio dire, il sindaco a noi non ce l'ha comunicato e non mi pare ci siano questi incontri privati, ci siano stati incontri privati e si è discusso di una proprietà, di un bene pubblico. Normalmente questo non si dovrebbe fare, diciamo. Le proposte, le richieste di un privato cittadino, seppur il presidente della società sportiva Calcio Napoli, andrebbero fatti in modo ufficiale, seguendo i canali ufficiali e non magari rispetto a incontri privati, parlando, ripeto, di una proprietà che non è né di Manfredi né di De Laurentiis né di Simeone, ma di tutti i napoletani. Quindi tu hai anche scritto nella tua nota che il Consiglio, la Commissione Infrastrutture del Consiglio Comunale, che è coordinata proprio da te, è ancora in attesa di ricevere questo stupefacente project financing da parte della società sportiva Calcio Napoli. Dopodiché, una volta ricevuto, tu hai promesso che entro 120 giorni concluderesti. 120 giorni che si danno alle cameriere, una volta si diceva così, no? Il preavviso. Comunque noi siamo disponibili e pronti a lavorare per dare il nostro contributo, però ripeto, al di là dei tanti appelli, delle tante notizie, dello show che fa De Laurentiis ogni volta che fa la conferenza stampa, che mi è sembrata non essere proprio stata una conferenza stampa tranquilla, no? Ho sentito anche, diciamo, di alcuni giornalisti che in qualche modo hanno criticato per il suo atteggiamento da padrone e non da presidente della società sportiva Napoli. Proprio per questo motivo io invito, con lo stesso tono cordiale, affettuoso e rispettoso, ad avere lo stesso rispetto nei confronti dell'amministrazione pubblica quando parla del sindaco, non rivolgendosi a... No, quando si fa una conferenza stampa, ho parlato con Gaetano, non mi pare che ci sia questo rapporto così confidenziale, ma comunque Gaetano. Noi capiamo il personaggio, però ripeto, dagli annunci dovremmo arrivare a proposte concrete, proposte che non ci sono, non solo in Commissione Infrastrutture, non ci sono a San Giacomo, non ci sono in nessun ufficio, non è arrivato da nessuna parte, e tutta probabilmente sta nella testa del Presidente, che sicuramente, diciamo, la sua... geniale capacità imprenditoriale a disposizione. Speriamo di poterla avere il prima possibile per poter dire pure la nostra e poter dare eventualmente un contributo per far sì che si arrivi a un'intesa, perché così non si può andare avanti. Nino, hai sentito come è accattivante il film a Mozzarella di Diego Sant'Angelo, un napoletano che diciamo si esordisce come regista con un lungo metraggio, con questo viaggio di un adolescente, un film dedicato agli adolescenti, un tema anche molto caro a tutti noi. Quindi Diego, sicuramente Nino Simeone prenderà a cuore il tuo prodotto, per il quale ti facciamo un grande in bocca al lupo e avremo modo di parlare. Grandissimo in bocca al lupo. Grazie, graditissimo. Io spero veramente che si possa parlare di Napoli sempre nella maniera migliore. Siamo stati sulla ribalta per lo scudetto l'anno scorso, speriamo di tornarci presto e, se non altro, mandiamo immagini importanti, positive, messaggi positivi nel mondo, perché questa è una città straordinaria che deve assolutamente rinascere. Grazie a Diego Sant'Angelo, in bocca al lupo per il suo film A Mozzarella, che è in uscita nelle prossime ore. Grazie Diego per essere stato con noi, a presto. Presto. Grazie a Diego Sant'Angelo, regista del film A Mozzarella, e grazie a Nino Simeone. Nino, ne riparleremo dello stadio, abbiamo 120 giorni di tempo. Quindi... 120 giorni, speriamo di riuscire ad averlo in tempo, pure 90 giorni mi metto a lavorare notte e giorno, però che ci arrivasse sto project financing, speriamo bene. E allora grazie a Nino Simeone De Laurentiis, manda il project financing e si lavorerà, la promessa del Comune di Napoli per concludere il tutto e consegnare al Napoli lo stadio San Paolo Maradona. Pubblicità, a tra poco. Marte.
Ah, c'è chi scrive: fate una statua d'oro a Mimmo Carratelli. Mimmo Carratelli è un grandissimo giornalista e non certo meriterebbe una statua d'oro per quello che, solo per quello che ha detto ieri, ma per quello che è stato e che è come giornalista un punto di riferimento per tutti noi. Sentiamo, messaggio vocale. Anche senza Champions investirò per il Napoli, che è grande presidente, il più grande di tutti, dei predecessori soprattutto. E chi lo critica meritava veramente Gaucci. Forza Napoli sempre e solo. Gennaro. Ciao Gennaro, sentiamone un altro, eccolo qui. Tipo che il Bari è quello, è la seconda squadra del Napoli, lo sappiamo tutti, lo sanno anche a Bari, ma non devi dirlo. No, ma quale seconda squadra? Il Bari ha una storia, che chi lo sa? Non mi risulta, diciamo così, che il Bari sia la seconda squadra del Napoli, perché il Bari ha una sua storia anche importante, gloriosa come club e anche come piazza. Attenzione, Bari dopo Napoli è la seconda città del sud. Sentiamone un altro. Ciao Aiuto, ma sta gente che chiama e mi pare che gode a dire il Napoli farà ottavo perché non merita. Ma che problemi hanno? Ma come fanno a definirsi i tifosi del Napoli? Questi vogliono che il Napoli perda per colpire De Laurentiis. Ma come faccio a volere che la squadra mi perda? Francesco Modugno da Sky Sport, uno dei nostri moschettieri. Francesco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, bentrovati. Siamo in clima Sanremo e quindi il cognome Modugno ci inebria, come devo dire, ci fa salire di qualche gradino verso l'alto nel blu dipinto di blu. Ecco. Che è una declinazione dell'azzurro. Eh sì, è vero. Ma voglio capire, ma in questo momento il blu del Napoli è veramente dipinto di blu o è leggermente scolorito e quindi bisogna dargli una ripassata? E che tipo di ripassata? Ma sai, una mano gliela darei, una mano di pittura per renderlo più intenso, più vivo. Però. Ma in campo o fuori dal campo gliela daresti questa mano di pittura? Ma sai, io penso che poi il campo determini soprattutto e sempre gli umori, le percezioni, orienti i progetti, orienti anche la pancia della gente. Vengo subito al punto, a me proprio non piace questo clima che si è creato. Io, pur riconoscendo con lo spirito critico che mi è mio, no, le eventuali responsabilità, colpe, gli errori fatti dalla proprietà, dalla presidenza, dalla società, la gestione di un anno complicato, travagliato, controverso, in cui tante cose non le ho capite, magari neanche mi sono piaciute, però non mi piace chi in questo momento, sai, come gli squali attirati dal sangue, chi improvvisamente ha tirato la per additare, per indicare proprio quelli che magari fino a qualche mese fa accarezzavano De Laurentiis come una statuetta votiva. Era il presidente dello scudetto, era il grande imprenditore, era l'uomo che aveva restituito la gioia a Napoli. Mi sembra che sia accaduto tutto troppo in fretta. Io penso che ci voglia sempre una sobrietà, un equilibrio, un buon senso. Uno spirito critico che deve portarci sicuramente ad analizzare quello che fin qui non è andato, senza però poi cancellare e dimenticare tutto il resto. Ecco Francesco, devo dire che Napoli De Laurentiis non è che l'abbiamo conosciuto adesso, è da 20 anni a Napoli, se ne conoscono tutte le virtù, tutti chiaramente, voglio dire, i difetti, ma certo. Chi umanamente non ce li ha, e improvvisamente vedo quasi un accanimento esasperato che, devo dire la verità, fino a qualche mese fa non trovavo, e mi sembra tutto molto eccessivo, sinceramente. Enzo al telefono, buon pomeriggio.
Un momento di Gianluca, io lo so che questa telefonata te non ti fa piacere, ma io so, non posso fare a me. Io non posso più sentire questo strio telefono che ci schifo come tifoso e come Napoli, e parlo di De Laurentiis quando lui c'è un consiglio di amministrazione che è stato indagato per l'associazione. Insomma, noi non possiamo impedire, anche se uno è un tifoso della Juve, della Roma, del Milan o dell'Inter, di intervenire, perché questa è una televisione, una radio aperta a tutto e a tutti, purché si resti ovviamente nei limiti della decenza, della civiltà e della correttezza. Grazie comunque per questa tua telefonata, sentiamo questo messaggio audio, poi torniamo da Francesco Modundi. Buongiorno, comunque a Napoli ci sono più tifosi del Napoli che aspettano che il Napoli perda per fare reuni da tastiera e per infangare il nome di De Laurentiis. Se non c'era De Laurentiis stavamo tifando Turris, Casertana, Castellammare, Afragolese. Va bene, insomma, vedete, Napoli è divisa sotto questo aspetto, anche su De Laurentiis. De Laurentiis molto divisivo da questo punto di vista. Francesco, andiamo su Milan-Napoli, perché tra tre giorni c'è una partita che prelude poi a Genoa, Cagliari e Sassuolo, che sulla carta sarebbero certamente, sono più abbordabili per gli azzurri. Però Napoli, insomma, viene da tre partite in cui due ne ha vinte, una l'ha pareggiata in campionato, quindi una scia positiva che può proseguire. In che modo, che Napoli vedremo a Milano con i rossoneri? Immagino una squadra solida, una squadra che sta ritrovando un po' se stesso, un'identità, magari pur cambiando, pur tornando a tre, che potrebbe essere una possibilità, potrebbe essere un'opzione, però una squadra che secondo me sta ritrovando un po' di sicurezza e di consapevolezza. Tu dicevi la striscia positiva nelle ultime cinque, del resto allargando anche alla Supercoppa, ne ha vinte tre, ha pareggiato a Roma con la Lazio, ha perso soltanto quella contro l'Inter in 10 nell'ultima mezz'ora, anche in maniera un po' così, con qualche episodio che ti è girato contro, direi abbastanza discusso, e quindi ci sono segnali per andare lì e dare continuità di prestazioni ma anche di risultati, perché si è messo in una condizione nella quale chiaramente puoi permetterti pochi errori, e quindi è importante tornare a casa con i punti, guardando il calendario che poi ti propone magari qualche avversario, non dico più comodo, ma sicuramente che ha una forza differente dalla tua, e vai lì secondo me dovendo fare una prova che sarà anche caratteriale di personalità, provando ad esprimere quella qualità che è propria di questa squadra, insomma, ritrovata ora una fase difensiva molto molto solida. È chiaro che devi riuscire ad esprimere con continuità tutta la qualità che hai, quello che penso sia in questo momento l'obiettivo di Gonzalo. Allora, sulla fascia sinistra Teo Hernandez, Pulisic e Leao se la dovranno vedere con Di Lorenzo e Politano. Di Lorenzo e Politano se la vedranno con loro tre da quella parte. Però Francesco, una curiosità, Pasquale Tina in apertura ci diceva difesa a tre, si può tornare al 3-4-2-1 con a metà campo Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà e Mazzocchi, quindi con due mediani di ruolo, e Politano, Simeone e Kvaratskhelia in attacco, oppure il 3-5-2 con Kajuste, Lobotka e Anghissà a metà campo e non Zielinski, che continua ad allenarsi a parte. Ma il Napoli, cioè, non deve essere una priorità quella di riconquistare Zielinski per questi ultimi quattro mesi di stagione, ma assoluta priorità, sei d'accordo? Ma io, se parliamo squisitamente di calcio e basta, considero, penso averlo detto più volte, Zielinski probabilmente il giocatore più talentuoso che ha il Napoli, forse insieme a Kvara, gli tolgo il forse. Quindi se parliamo del calciatore, è un patrimonio, un giocatore che soprattutto negli anni ha dimostrato un legame, un senso di appartenenza, un rapporto quasi simbiotico con l'ambiente, e quindi è una storia triste che a dire la verità si sta consumando in malo modo. Sono sei mesi nei quali secondo me c'è bisogno di chiudere questo rapporto con grande rispetto e serenità, ma penso nell'interesse di tutti. Penso che non convenga al Napoli chiaramente rinunciare ad un talento di tale portata. Ritengo non faccia bene neanche all'immagine di Zielinski concludere dopo tanto tempo, ma per di più questa storia
magari passandola in panchina o allenandosi, facendo qualche giretto di campo. Sarebbe a dire la verità autolesionistico per tutti quanti, dovrebbe essere assolutamente una priorità. Certo, sentendo ieri le parole del presidente De Laurentiis, non mi sembra ci siano i presupposti per ritrovarsi immediatamente. Anzi, per carità, nei confronti del ragazzo non ha avuto parole dure, ma nei confronti della gente, ma soprattutto la sensazione di come stia vivendo un po' questa situazione, mi sembra abbastanza pesante. Certo è che in questo modo qui la condizione psicofisica del giocatore, sottolineo psico, fa fatica ad essere ottimale. Cioè, puoi averlo sì, ma poi in campo si dovrebbe trovare il modo chiaramente per tornare a coinvolgerlo in maniera totale, assoluta. Ma in questo caso poi bisogna anche dire che ci vuole una disponibilità reciproca. Ah certo, Francesco, farti sentire ma anche sentirti dentro. Siamo in chiusura, ti auguriamo buon lavoro a Castelvolturno con Sky Sport, ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie a Francesco Modugno, a Sky Sport, uno dei nostri moschettieri nel blu dipinto di blu in tema sanremese. Ciao Francesco. Grazie, aperta a tutti, sicuro, Palligiano, glielo dici tu, chiama, prova a chiamare, caro amico, che cominci col 327 e vedrai, potrai dire nell'ambito della correttezza, della civiltà e della decenza tutto quello che vuoi. Puoi essere tifoso della Juve, del Milan, dell'Inter, puoi essere di sinistra, di destra, di centro, dal punto di vista politico. Questa è una radio democratica, la nostra trasmissione è aperta a tutti. Tra poco in Marte Sport Live ci sarà anche Mimmo Carratelli in diretta. Noi siamo in chiusura, grazie. Ah, aspettate un altro, questo amico scrive: che ne pensi del titolo?